E sfogliamo le nostre pagine scientifiche della settimana sulla medicina. Se non è già uscita mentre parliamo, probabilmente ai primi di luglio uscirà l'ordinanza del ministro della Salute Lorenzin, che vieterà nelle scuole le CIG, l'abbreviativo con cui si allude alla sigaretta elettronica, salutata con curiosità e con tanto ottimismo. L'ECIG è letteralmente nella tempesta ora, perché una direttiva europea sul tabacco stabilisce che le sigarette elettroniche con almeno un milligrammo di nicotina vengano considerate farmaci e quindi vendute nelle farmacie, mentre ogni sigaretta elettronica con meno di un milligrammo dovrà invece essere regolata dalla direttiva tabacco. Una direttiva che mette a rischio le migliaia di negozi di sigarette elettroniche che si sono aperti negli ultimi mesi in Italia. Se fosse accettata la norma del nostro governo, molti punti vendita infatti dovrebbero chiudere. In ogni caso, l'ordinanza del ministro dovrà tener conto della direttiva UE, vietare le CIG nelle scuole, ai minori, alle donne in stato di gravidanza ed in allattamento, e poiché sarà la quantità di nicotina a fare la differenza, se ne contiene più di un milligrammo, considerarla un farmaco e quindi ordinarne la vendita nelle farmacie. Prevedibile la reazione della ANAFE, l'Associazione Nazionale Fumo Elettronico. Secondo loro la direttiva UE è in contrasto con le disposizioni del Consiglio Superiore della Sanità. Insomma, chiunque entra in confusione mentale se in gioco ci sono gli interessi di bottega. Ed intanto avanza a grandi passi l'E-Pipe, la pipa elettronica fatta e studiata per gli appassionati del fumo lento. È in legno e funziona in modo semplice e naturale per chi è abituato a fumare la pipa tradizionale. Si inserisce la batteria al posto del tabacco, si chiude con un tappo a calamita e, come fa questo simpatico signore nel filmato, si preme il bottone per regolare l'intensità della svampata. Stessa gestualità ed in più un aiuto, almeno così dicono, per aiutare a smettere di fumare senza rinunciare all'abitudine di tastare e palpare una vera pipa di legno. Scoperto un gene che impedisce la cura del tumore al colon. Si chiama GSK3B, un acronimo, è un gene responsabile di buona parte dei fallimenti delle terapie a base di 5-fluoracile, il farmaco comunemente utilizzato nella terapia del tumore del colon e verso cui un gran numero di pazienti sviluppa resistenza dopo pochi cicli di terapia. Lo rivela una ricerca da poco pubblicata sulla rivista Clinical Cancer e realizzata da un gruppo di ricercatori del Dipartimento di Chirurgia e Medicina Interdisciplinare dell'Università di Milano Bicocca, quindi uno studio italiano. Esperimenti in vitro hanno dimostrato che bloccando il gene GSK3B le cellule tumorali resistenti diventano sensibili all'azione del chemioterapico, scoprendo anche la via molecolare che viene attivata per indurne la morte. Per inibire il GSK3B a livello sperimentale è stato impiegato un farmaco, il litio cloruro, che è in uso clinico da tempo per la terapia dei disordini neurologici quali l'epilessia e la depressione. La ricerca apre ora la strada all'ipotesi dell'utilizzo di farmaci inibitori di questo GSK3B in associazione ai chemioterapici per curare il tumore del colon. La pasta al dente è meglio del pane per controllare l'indice glicemico, il vero dato importante di questi alimenti. La classifica arriva dal primo summit sull'indice glicemico svoltosi a Stresa. Gli esperti hanno sottolineato quanto conti la qualità del carboidrato, in particolare il suo indice glicemico. Questo permette di distinguere tra i carboidrati che vengono assorbiti e digeriti lentamente, come la pasta cotta al dente, e quelli che vengono assorbiti con rapidità, alzando troppo bruscamente glicemia ed insulinemia. Tra i carboidrati da evitare ci sono tutti gli zuccheri semplici come il fruttosio ed alcuni zuccheri complessi come quelli presenti nel pane bianco. E l'osservazione non riguarda soltanto chi vuol dimagrire o chi soffre di diabete. Un indice glicemico basso riduce il rischio di ammalarsi sia di diabete di tipo 2 sia di malattie coronariche. In ogni caso, un'altra conferma che la pasta della dieta mediterranea fa bene.